Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Parliamo delle rivolte delle regioni definite rosse, non per il colore politico, ma nella fascia rossa. E Speranza, il ministro della Salute, dice: ma basta con le polemiche, basta. Quindi il nuovo DPCM ha infiammato ancora di più la lotta tra regioni e governo centrale. La Calabria annuncia un ricorso al TAR, il Piemonte chiede una verifica dei dati, la Liguria dice non ci hanno spiegato nulla, ma Boccia dice ci sono parametri oggettivi per decidere. Quindi più che una mezza rivolta, chiamiamola proprio una rivolta, delle regioni classificate rosse o arancioni. Il governo chiede unità, 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 ma Piemonte, Lombardia, Calabria finiscono il lockdown e protestano, così come la Sicilia che è nella fascia arancio protesta. E così le decisioni, dicono, sono state condivise, si basano su dati, non sono state condivise, si basano su dati vecchi di almeno 10 giorni, su dati che sono del 25 di ottobre. Infatti, guardate, la Campania con i gravi numeri che ha risulta una regione addirittura da prima fascia, neanche da fascia arancione, quindi qualcosa che non torna evidentemente c'è. Quindi uno scontro tra non solo regioni e governo, ma anche tra maggioranza e opposizione, ovviamente. Il Movimento 5 Stelle, che non ha nessun presidente di regione, attacca con il ministro Luigi Di Maio e dice: c'è chi si sente un proconsole invece che un presidente di regione. È uno spettacolo indecoroso. Un proconsole, sapete come l'impero romano che aveva i consoli in giro per il mondo, no? Che rappresentavano l'imperatore, che poi realmente nelle regioni che governavano erano proprio il vertice dell'impero romano, no? Quindi Luigi Di Maio, che avrà cercato queste cose su Wikipedia, dice: c'è chi si sente un proconsole invece che un presidente di regione. Spettacolo indecoroso. Mentre Alberto Cirio, governatore, o meglio presidente della regione Piemonte, chiede uniformità e dice: ma dove sono questi dati? Voglio vedere il foglio di calcolo Excel, dove l'avete fatto. Voglio vedere i dati, ma poi si pensa e si crede che questi dati siano vecchi di almeno 10 giorni. Non tengono conto che il nostro RT, l'indice per la trasmissione del contagio, è sceso dal 2,16 all'1,91 grazie alle misure di contenimento adottato. Dicono che l'impianto scientifico della classificazione è fragile. Almeno 4-5 regioni non erano valutabili perché non hanno trasmesso tutti i dati. La Campania a sorpresa finisce nella zona gialla, né arancione né rosse. Intanto Nino Spirlì, il presidente facente funzione in Calabria, che sostituisce Jole Santelli, che è defunta, corre al ricorso al TAR, dice: altre regioni hanno dati peggiori dei nostri. Mentre Fontana, presidente della regione Lombardia, dice: non arretrerò di un passo finché il governo non avrà erogato le risorse promesse. Che cosa si intende che non arretrerà? Che cosa vuol dire? Realmente non so. Non arretra di un passo, ma di quale passo stiamo parlando? Speranza, che è il ministro della Salute, interviene e dice: è surreale che anziché assumersi la loro parte di responsabilità, ci sia chi faccia finta di ignorare la gravità dei dati che riguardano i propri territori. Serve responsabilità, unità, non polemiche inutili. Ma nella conferenza Stato-Regioni oggi interverrà al Senato per dare delle spiegazioni. Arriva anche Francesco Boccia in aiuto del ministro Speranza e dice: il ministro della Salute non è solo. Sotto la sua firma c'è la firma di tutto il governo. I dati trasmessi dalle regioni sono parametri oggettivi. Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità,
spiega che il 30 aprile scorso il Ministero ha istituito la cabina di regia, a cui partecipano anche i rappresentanti di Umbria, Lombardia e Campania. A partire dal 4 maggio le indicazioni settimanali sono state condivise a livello centrale e regionale. Poi si insinua anche il sospetto, che poi vediamo se riesco a fare un altro video, che i medici passano i dati delle terapie intensive al presidente facente funzione della Calabria e sembrerebbe che da 14 terapie intensive siano scese a 2. C'è il sospetto che siano stati modificati i dati, ma questo già qualcuno lo diceva in questi giorni. Attenzione! Attenzione che le regioni potrebbero modificare i dati oppure trasmettere dati falsi per uscire da una certa zona che impedisce la libera circolazione e lo sviluppo dell'economia. E così Attilio Fontana, quando ha saputo del lockdown, dice con un messaggino mentre Conte era in televisione e poi parlano di collaborazione. Mentre Giovanni Totti, presidente della regione Liguria, che è una delle regioni non coinvolte nell'elaborazione del modello e nel confronto, ma dice rimane nel processo decisionale. Come spiegano dalla regione Liguria, dicono i nostri tecnici erano convinti fino all'ultimo di essere nella zona arancione. Nel pomeriggio Speranza ha incontrato Totti senza dire nulla e a sera abbiamo scoperto dalla televisione di essere zona gialla. Nessuno a 24 ore di distanza ci ha ancora spiegato. Perché? Beh, anche questa è una bella domanda, no? Sicuri di essere in zona arancione, Totti incontra in segreto praticamente Speranza e da lì la Liguria è zona gialla. Beh, è un bel mistero, eh? Nel senso, vedremo, nessuno ci ha ancora spiegato perché. Sarebbe interessante capire il perché e sarebbe anche interessante capire, beh, attenzione, qui sono le regioni che passano i dati al governo. Il governo elabora questi dati e tira fuori un numero per ogni regione. Questo numero si colloca in una certa fascia. Quindi capite che ci sono diverse zone d'ombra. Il governo parla di dati oggettivi, ma i dati che passeranno le regioni saranno sempre reali o magari cercheranno con un aiutino di far uscire la regione dalla zona rossa, dalla zona arancione? Ma vedremo, perché questa diatriba, questo scontro è appena all'inizio. È appena all'inizio. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, in Instagram e nell'altro canale di YouTube, Tele Italia, seconda rete. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.